Allora, ciao Alessandro, siamo con MBA Passion. Ti volevo fare qualche domanda sul libro. Allora, innanzitutto, dove lo possiamo trovare? E poi volevo sapere come nasce l'idea di questo secondo libro, perché tu ne hai scritto anche un altro, ma dicevi a quattro mani, quindi questo è il primo progetto, in autonomia. Allora, lo trovate spero in tutte le librerie, anche se mi hanno detto che da qualche parte è finito, non so se è una buona notizia o se non Non è l'hanno mai finito, ordinato, quindi. ma si trova anche su Amazon, su internet, lo potete ordinare sia in formato cartaceo che in ebook. Nasce dall'insistenza della casa editrice che voleva, loro ritengono che i libri di basket funzionino, e quindi era un po' che insisteva per scrivere questo libro. Io avevo in mente di scrivere delle storie di alcune partite, poi nello scrivere il libro sono riuscito a contaminarlo con molte cose della mia vita, sia personale che professionale, quindi ho intrecciato le storie delle partite che racconto e della mia vita ed è venuto fuori una cosa, credo, abbastanza divertente perché la storia di uno che non ce l'ha fatta, perché non sono riuscito a fare il giocatore di basket professionista. Ma solo semiprofessionista, e invece da una parte ce l'ha fatta, tra virgolette, perché sono riuscito ad arrivare a lavorare a Sky come giornalista. Perfetto, come seconda domanda volevo sapere qual è il capitolo a cui tieni di più e che avevi più a cuore di scrivere. Urca, in realtà non ce n'è uno in particolare che porto più nel cuore, sono molto diversi, anche perché poi alla fine mi sono ritrovato a scrivere, ad esempio, un capitolo per rispondere magari a tutti i ragazzi che mi chiedono mi piacerebbe fare il tuo lavoro, che consigli mi dai, anche se sarebbe un capitolo che dovresti aggiornare ogni settimana per come cambia il nostro lavoro, per come cambia in generale la tecnologia. Mi ha divertito molto scrivere il mio Dream Games, perché il titolo si chiama Dream Games, quindi quando ho raccontato la storia del mio Dream Games, cioè la mia partita da sogno, che uno si aspetta possa essere una partita incredibile, spettacolare, una finale del campionato, una gara in cui ho fatto tanti punti, e invece è una partita particolare che non spoilerò, non dicono quelli bravi, e che magari si può andare a leggere. Un altro ti posso dire il racconto della settimana che ho passato a Los Angeles quando ho raccontato, ho coperto la scomparsa di Kobe Bryant. Lì era una cosa che mi ero tenuto dentro e che sentivo, come dire, un po' il dovere di restituire e raccontare che cosa avevo vissuto. Avevo bisogno anche di liberarmi di tutte quelle sensazioni, quelle emozioni che avevo vissuto quella settimana, e quindi quelle proprio le ho, boom, lasciate andare così. Perfetto. Essendo una giornalista alle prime armi, la mia preoccupazione, che in realtà è anche un dubbio, è come potrà evolvere questo lavoro nel futuro. Quindi volevo sapere cosa pensi che possa succedere con l'avvento dell'intelligenza artificiale, cioè questo lavoro fatto da noi esseri umani potrà scomparire del tutto? Allora, io credo e spero di no, nel senso che l'intelligenza artificiale un po' mette paura, un po' risolve tanti problemi. Credo che il dovere del giornalista sia a rispondere sempre ai principi, no? Del giornalista. In America le chiamano le 5 V, scegli tu il percorso deontologico, scegli tu il tema, però credo che la parte di analisi, la parte di critica, la parte di sviluppo di un contenuto giornalistico, per avanzata che possa essere un'intelligenza artificiale, secondo me non potrà mai raggiungere il punto di vista personale, perché poi la forza del giornalista, soprattutto nel passato, magari oggi ce ne sono un po' meno, ma la forza del giornalista è la credibilità del giornalista. E tu vai a leggere un giornalista se ti piace, se ritieni che sia valido, perché ritieni che quello che scrive abbia un senso, che abbia un senso critico e che ti dia un qualcosa in più rispetto magari ad altri. Quella parte lì mi auguro che un'intelligenza artificiale non riesca mai a sostituirla, perché, ribadisco, per avanzata che possa essere, difficilmente può arrivare ad avere dei punti di vista che sono personali, collegati poi anche a una faccia, anche se leggevo l'altro giorno un articolo per cui hanno messo una finta modella su Instagram facendo credere che fosse vera, che ha ormai centinaia di migliaia di followers, in realtà è creata dall'intelligenza artificiale e non esiste, ma quelli che la seguono come se fosse una persona vera. È vero. Se dovessi decidere, visto che sappiamo che il basket italiano ha avuto comunque un ruolo molto importante nella tua vita, se dovessi decidere di continuare a commentare soltanto una cosa tra l'NBA e la LBA, che cosa sceglieresti?
Allora, l'NBA sicuramente è un tema, propone dei temi per la quantità di partite che si giocano, per l'attenzione che c'è nei confronti di questa lega, per la profondità e lo spessore dei personaggi. Sicuramente è un campionato, una lega che ti porta ad avere molti più contenuti di cui parlare rispetto magari ad altre leghe. Quindi probabilmente ti direi l'NBA per questo, perché ogni giorno una partita, un fatto che succede dentro o fuori dal campo ti porta a sviluppare, a fare delle analisi e quindi avere una continuità anche nel prodotto che fai. Perfetto, e chiudiamo con un messaggio per i nostri ascoltatori: un buon motivo per prendere il tuo libro. Un motivo per prendere il mio libro? Cominciamoli. Non c'è, però se amate la pallacanestro e se volete leggere delle storie appunto di uno che voleva fare il giocatore di pallacanestro, ci è arrivato molto vicino ma non ci è riuscito, e però nella seconda parte della sua carriera ha avuto la possibilità di raccontare, invece vedendo molto da vicino, alcune delle partite più incredibili di questo sport, può essere divertente. Non è una lettura impegnata, va via giù così come una granita, e quindi se avete del tempo e volete rilassarvi un po' potrebbe essere un libro che va bene. Perfetto.